Ben ritrovati, miei mitici amici. Oggi parleremo di una serie di videogiochi incentrati sulla figura di un nobile eroe impegnato a salvare una damigella dal cattivone di turno, ovvero Super Ma... Ah no, stavolta tocca a Kenshiro. Ebbene sì, il nostro stiracchiatore di maglie preferito è approdato più e più volte al mondo videoludico, lasciando una cicatrice indelebile. Anzi, 7 per la precisione. I giochi di Octono Ken sono innumerevoli e in pratica hanno accompagnato l'intera storia dei videogame, partendo dalle prime console sul mercato per arrivare a quelle attualmente in circolazione. In questo video esploreremo i principali titoli sviluppati attorno al mondo di Ken il Guerriero, ricordandone le principali curiosità. Se abbiamo dimenticato qualche titolo, è sicuramente colpa di Jukei che ha cancellato i nostri ricordi, prendetevela con lui. Premi lo tsubo dei commenti e condividi con altri praticanti di Octo e di Nanto che possono essere interessati. Ricordati di seguire il video fino alla fine, Toki ti osserva. Il 64esimo successore della Divina Scuola di Octo ha portato i suoi pugni praticamente in ogni console dagli anni 80 a oggi, partendo da PC 88, Famicom, Mega Drive, Mark III. L'esordio del giustiziere post-apocalittico si è avuto con Octono Ken Violence Gekika Adventure, un'avventura grafica che trasponeva la saga di Shin. Octono Ken per Sega Mark III del 1986, noto in Occidente come Black Belt per un problema di diritti di licenza, è un picchiaduro a scorrimento orizzontale che narra gli eventi della prima serie del manga fino allo scontro con Rao. Il programmatore capo era Yuji Naka, poi divenuto celebre per il suo lavoro su Sonic the Hedgehog. La versione originale è stata inclusa in Sega Ages 2500 Octono Ken del 2004, che vede giocabili Ken, Rao e Toki, ed è giocabile nella versione giapponese all'interno di Feast of the North Star Lost Paradise. Octono Ken per Mega Drive del 1989 è il sequel dell'omonimo titolo uscito per Sega Mark III, che narra gli eventi della seconda serie. La versione Lost Battle, distribuita all'estero, ha la particolarità di vedere i nomi dei personaggi cambiati per ragioni di licenza. Perciò Kaio, Hio e Han si trasformano in tre generali di Tae Kung Fu che, non accettando la sconfitta di Falco, si sono rifugiati nella terra dell'ignoto. Cosa? Octono Ken 2, come dice il titolo, è collegato alla seconda serie animata che andava in onda proprio in quei giorni del 1987. Essendo prodotto in parallelo con l'anime, presenta alcune differenze con la serie allora in corso. Ad esempio, nel gioco appaiono sia i figli di Yako, Jask e Shino del manga, che i loro equivalenti dell'anime, Tige e Boltz. Compare anche l'inedito Bronza, generale della luce rossa di Gento, al posto di Shoki. Il giocatore molto testardo può proseguire fino al livello 8, dove lo attende il boss segreto finale, lo Shura senza nome. Quello che all'asilo dava sempre problemi alle maestre al momento dell'appello. Presente, no? Octono Ken 3 del 1989 adatta il manga originale e, a differenza dei suoi predecessori, non è un gioco a scorrimento, quanto un gioco di ruolo che permette di allestire un party con altri personaggi come Bat e Lin. Il giocatore muove l'avatar lungo una mappa e poi affronta a singolar tenzone i furfantoni di turno. I personaggi devono accumulare dei punti aura per eseguire le tecniche segrete Ogi. Octono Ken 4 del 1991 ha la caratteristica di presentare una storia originale ambientata anni dopo le vicende del manga. L'umanità sfigatella non può più contare sull'uomo della provvidenza che fa Ken di nome e il guerriero di cognome. Al suo posto vi è il protagonista del gioco, un discendente di sangue dell'Octo Soke, che vuole diventare il prossimo successore dell'Octo Shinken. Evidentemente ignora le tremende rogne che gravano su quella carica, o forse proprio per quello, vallo a capire. Il gioco presenta anche personaggi poco noti come Missyu, il figlio di Falco, e un adulto Ryu, che ora somiglia al suo fiero babbo Rao. Il giocatore può ricorrere agli Hogi per ferire, indebolire l'avversario, oppure agire sui punti segreti del bersaglio. E poi comunque non ha senso sto tizio da dove è sbucato, dovrebbe essere tipo figlio di Kaio, Hio, Toki o Ken per essere un discendente della famiglia Soke, ma vabbè, fa niente. Octono Ken 5 del 1992 chiude la trilogia per Famicom prodotta dalla Toei,
La storia originale è scritta da Hiroshi Toda, supervisionata da Buronson, ed è ambientata in una timeline separata da quella classica. Il mondo è tartassato dal clan Makotei, un giovane eroe, il Tentei, un sacco di Tei, viene cresciuto per affrontare i potenti cattivoni. La guerra si espande in tutto il mondo e vede nuove versioni di celebri personaggi come Rei, Fudo, Toki, Falco affrontare i Makotei. Octo no Ken 6 è un picchiaduro del 1992 per Nintendo Super Famicom, stile Street Fighter, nel quale si può interpretare Kenshiro, Kaio, Rao, Rei, Souser, Falco, Yasha Nero e Heart. Perché Heart? Segue Octo no Ken 7 del 1993, che aggiunge come personaggi giocabili Shin, Yuza e Shu. Octo no Ken del 1996 segna l'arrivo del muscoloso giustiziere su PlayStation e Sega Saturn. Questa è un'avventura a turni, sempre con testi di Hiroshi Toda supervisionati da Buronson. Si tratta teoricamente di un sequel ufficiale della storia originale, ma la presenza nel gioco di personaggi sicuramente morti e sepolti rende il tutto difficile da credere. Altri progetti degni di nota sono le versioni cabinato Arcade Punch Mania Octo no Ken e Punch Mania Octo no Ken 2, che sicuramente avevano il merito di far sudare un bel po' cercando di replicare dal vivo le mosse di Octo. Octo no Ken del 2000 per PlayStation è rimasto nella memoria di tanti giocatori dell'epoca per via della fedeltà alla serie originale e per la modalità versus che permetteva di interpretare tanti personaggi sbloccati come Fudo, Shu, Amiiba e anche Uyghur. C'era pure Dagar se non sbaglio. Feast of the North Star del 2005 è un gioco 2D competitivo sviluppato da Sega, debitore della serie Guilty Gear, poi trasposto per PlayStation 2 con inclusa la modalità addestramento e una guida ai titoli della saga per console. Il gioco ripropone i primi 136 capitoli del manga e contempla quasi tutti i doppiatori originali della serie. Nel mondo dei videogiocatori questo titolo è ricordato come uno dei primi esempi di Kusoge, titoli di bassa qualità ma apprezzati anche per questa caratteristica. Il gioco si ricorda per le combo estremamente lunghe, al punto che si sa di giocatori che parlano al telefono nell'attesa che la sequenza finisca. Octo no Ken del 2008 per Nintendo DS è un peculiare adattamento più simile a un fumetto o a un'avventura grafica che a un picchiaduro, nel quale la storia è portata avanti sotto forma di testo e illustrazioni e il giocatore deve colpire appropriati tsubo dei personaggi per proseguire. Octo no Ken Online del 2008 è stato un esperimento sicuramente appagante per i fan di esplorazione del mondo post-apocalittico di Ken, personalizzando il proprio personaggio, ma il progetto ha chiuso i battenti lo stesso anno. Octo no Ken Rao Gaiden del 2009 per PSP vede come protagonista il fratello più grosso della scuola Octo Shinken e infatti è tratto dallo spin-off dedicato a Rao. Il gioco presenta varie modalità, compresa quella per giocare coi propri amici online. Feast of the North Star Ken's Rage è un picchiaduro del 2010 debitore alla serie Dynasty Warriors. I giocatori possono combattere con lo stile di Octo, Nanto o Unico come Mamiya o Jagi. Anche se Jagi dovrebbe rientrare in Octo, però fa niente. Il gioco può essere affrontato in modalità leggenda con la storia originale, Dream che esplora la prospettiva dei personaggi, sfida massacrare componenti fino a quando non va a noia e introduzione per impratichirsi. Feast of the North Star Ken's Rage 2 teoricamente è un sequel del precedente capitolo, ma in pratica contiene la storia originale espansa, i capitoli dell'Impero Celeste e dell'Isola degli Shura fino alla fine del manga, coi capitoli conclusivi della storia di Bart e Lin, escludendo però la parte di Ryu e la successione di Sava. Nella modalità leggenda occorre liberare il campo da valanghe, letteralmente valanghe, di sgherri fino alla resa dei conti col boss di turno. La modalità sogno permette di interpretare altri personaggi approfondendo ulteriori elementi del loro background e si possono utilizzare tutti i personaggi, praticanti di Octo Shinken, Octo Ryuken, Gento, Nanto e pure Taizan e anche quelli con lo stile unico tipo Ain, Mamiya e Bart. Altri giochi che vedono la presenza del nostro paladino e soci sono Jump Ultimate Stars e Jump Force in compagnia di tanti altri pesi massimi dell'animazione nipponica. Feast of the North Star Lost Paradise Octo Ga Go Toku è un RPG picchiaduro del 2018 che eredita le dinamiche di gioco da Like a Dragon di Sega, altresì detta Yakuza.
La storia è ambientata in una variante del mondo di panchettoni post-apocalittici che conosciamo. C'è stata la guerra nucleare, i mari sono evaporati, eccetera, eccetera, e gli esseri umani non se la passano proprio benissimo. Tutti, a eccezione di quelli che abitano nella meravigliosa città di Eden, che gode di acqua potabile e cibo grazie a una sfera residuo del vecchio mondo, Sphere City. Kenshiro, anche qui inseguitore di fidanzate rapite, giunge in città e, dopo un democraticissimo processo a base di mazzolamenti ai danni del figlio del diavolo, riceve la cittadinanza onoraria dalla regnante Xara. Il suo capitano delle guardie non gode di ottima salute, ma Ken conosce l'uomo che fa il caso suo, Toki, primario dell'ospedale di Octo. Questi ha preso residenza nella prigione di Cassandra e a sua volta non scoppia di salute. Uigur, che cerca di trattenerlo, invece scoppia e basta. Toki però non osa lasciare Cassandra siccome teme la poco diplomatica reazione del loro fratello maggiore Rao. E ricordiamo che non lo chiamano Re del Pugno in quanto assiduo lettore di Playboy. Tornato alla base, Ken deve difendersi dalle dimostrazioni di affetto di Rei. Questi infatti intende affettarlo ritenendolo il rapitore di sua sorella Airi. L'equivoco viene presto chiarito e Kenshiro dimostra che Toki non è l'unico Gesù in famiglia, curando la cecità della ragazza. Apprendiamo che Yuria viene tenuta prigioniera nella Camera dei Miracoli dentro Sphere City. Nadai, il padre di Xara, vi era entrato una volta con sua moglie e ne era uscito vedovo, circostanza che sollevò un leggerissimo velo di risentimento nella figlia. Ken giunge a un villaggio i cui abitanti sono resi il ritratto sputato della salute tramite il Meito Kieiken, lo stile di combattimento di Nadai, il quale incrocia i pugni con Kenshiro perché sì. Intanto si è sparsa la voce che la vita a Eden è una pacchia e una marea di migranti del Sacro Impero di Nanto lo prende d'assalto letteralmente. Quel furbacchione di Souser previdentemente è nato con gli organi invertiti tanto per fare innervosire gli sfidanti di Octo, ma Ken gli dà una bella strizzata facendolo desistere. Jagi, il fratello di campagna di Octo, è in città e ha deciso di far incazzare non uno ma due guerrieri micidiali, rapendo Rei e Airi. Visto che non riesce a fargli entrare la decenza in testa, Ken opta per fargli uscire la testa dal resto del corpo. Sphere City si rivela essere un impianto balistico il cui lancio dei missili è predisposto al risveglio di Yuria. Nadai se ne era servito invano per curare la moglie e poi era entrato in società con Rao, che progettava di servirsi di Yuria per potenziare l'Octo Shinken. Esattamente come? Ken ha un leggerissimo alterco col fratello maggiore che si chiude con una tregua. Ken ipotizza che Nadai e Kyoho, capo dell'esercito della rovina, siano la stessa persona, perciò si reca al loro accampamento dove trova una sorpresona. Il vice di Nadai, Targa, un Terminator velocizzato, intende attivare Sphere City per sterminare l'umanità e diventarne un dio, e concepire un erede con Yuria. Ma insomma, sta Yuria la lasciamo in pace una volta per tutte, cavolo? Quest'idea di violare l'illibata fidanzata del protagonista non gli porterà proprio benissimo, ecco. Kenshiro sveglia con un bacio la bella addormentata e tutti vivono felici e contenti. Si fa per dire, ovviamente, non avete visto che razza di mondo è? E con questo è tutto! Ricorri alla tecnica dei commenti, noi ci vediamo alla prossima!